Allora, Sindaco, innanzitutto, qual è l'importanza di un evento come quello di oggi che si tiene qua a Varese? Per noi non è importante, per noi è molto importante il fatto che la nostra città, la nostra provincia abbia ospitato questo importante evento, perché finalmente diamo il segnale che l'Europa può essere vicina. E oggi c'erano qui importanti esponenti europei che hanno ascoltato quelle che sono le nostre richieste, quelle che sono le nostre difficoltà e soprattutto quelli che sono i nostri sogni rispetto a un'Europa che riesce ad essere più vicina ai cittadini e più vicina alle istituzioni. Se noi siamo coinvolti riusciamo a decidere e a governare la nostra comunità tutti nella stessa direzione. Che ruolo può giocare di conseguenza l'idea delle regioni dentro l'Europa? Secondo me è un'idea vincente, sono le regioni che sono uno dei protagonisti importanti della nostra Europa e se le regioni riescono, come sta riuscendo la Regione Lombardia, a dare un contributo positivo, soprattutto in termini di condivisione non solo di obiettivi ma di soluzioni ai problemi, penso che tutti ne riusciremo più forte. Ecco, le faccio un'ultima domanda proprio sull'idea della percezione che i cittadini hanno dell'Europa, no? È stata spesso sentita come lontana. Cosa deve fare l'Europa per tornare ad essere percepita come qualcosa che dà sicurezza, pace e benessere? Che piaccia oppure no, l'Europa è vicina a tutti noi, nel senso che tante delle decisioni che vengono prese a livello europeo sono decisioni che ricadono su di noi. Quindi conviene a tutti noi riuscire ad approfittare di questa situazione e essere noi capaci di andare a imporre quelle che sono le nostre proposte a livello europeo, perché diventino best practice per tutto il paese e per gli altri paesi europei. Io ritengo che se noi abbiamo le capacità, la competenza e la voglia per fare questo, se saremo capaci di farlo, anche i nostri cittadini riusciranno ad apprezzare molto di più quello che in Europa viene fatto, che può essere di grande valore per tutti noi.